Le intercettazioni sono uno strumento fondamentale per gli investigatori. L'esigenza però è anche quella di tutelare la privacy dei cittadini. La nuova disciplina in materia è stata illustrata agli addetti ai lavori in una giornata studio organizzata nell'abbazia di Montecassino dalla Procura della Repubblica di Cassino in collaborazione con la rivista Sicurezza e Giustizia. Prefetti, questore, funzionari di polizia, ufficiali di carabinieri, finanza, altri esponenti di tutte le forze armate. Nella sala San Benedetto si sono radunati i migliori investigatori del Basso Lazio. Ad aprire i lavori è stato il procuratore di Cassino, Luciano De Emanuele. Si avverte la necessità di parlare tra gli operatori, tra coloro che operano sul campo, di questa problematica veramente importante, nuova per gli interventi legislativi di intercettazioni telefoniche. È uno strumento investigativo importante, va preservato, va tutelato, va difeso, ma va anche garantito. E quindi l'occasione del dibattito odierno ci darà la possibilità di mettere alcuni punti fermi: da un lato la tutela delle investigazioni e da un lato la tutela della privacy e dei diritti dei cittadini. L'argomento di oggi è molto importante ed è importante trattarli tutti quanti insieme, perché trovare il punto di equilibrio tra diversi interessi costituzionalmente tutti garantiti non è cosa da poco, e secondo me trovare questo punto di equilibrio è proprio con lo spirito giusto che questo luogo ci deve ispirare. L'interesse all'efficacia dell'investigazione è sicuramente preminente, ma altrettanto è preminente la tutela della privacy dell'individuo, qualunque esso sia, vittima o autore del reato. Ross, Scico, Sco, grandi esperti di investigazione a confronto in un dibattito che ha visto la partecipazione anche del procuratore generale presso la Corte d'Appello, Giovanni Salvi, che ha parlato della situazione del nostro territorio. Una tematica poi di grande attualità, perché questo bilanciamento tra la tutela della riservatezza e l'efficacia di uno strumento importantissimo per le indagini non è facile da trovare. Il legislatore ha dato delle precise indicazioni, speriamo che si riesca effettivamente ad attuarle.